Suso chiama raccolta la gente rossonera, vuole giocare in simbiosi, in feeling totale con i propri tifosi e la squadra. Ecco Suso, battuto l'angolo corto che sì, c'è una deviazione, ancora Suso, ancora Suso, ancora Suso, ottima giocata da parte sua e la sfiora la palla Jack sulla linea di porta, grandissima occasione nostra, altro angolo, fallo al direttore di gara Turpin, c'era tutto il fallo di Granit Xhaka ai danni di KK che sì, e allora prova ad andare Welbeck. Vai a Khan dentro per Kutrovic, Kutrovic il tiro sull'esterno della rete anche noi, sull'esterno della rete anche noi, ha tirato dritto per dritto, blu, c'è la blu, ed è semplice rimessa dal fondo Arsenal, Çalhanoğlu è rimasto in piedi, e lì l'Arsenal ha sempre tanti uomini in controllo, attenzione, il tiro deviato, gol, gol dell'Arsenal, subito in apertura con Mkhitaryan, abbiamo sbagliato disimpegno, loro sono bravi a disturbare la nostra uscita di palla con tanti uomini nei pressi dell'area di rigore, tiro di Mkhitaryan deviato, bisogna stare attenti a non commettere errori, Mkhitaryan era già stato molto pericoloso prima, abbiamo la possibilità di rivedere Zoppica. È arrabbiato. Ah, no! Brutta palla persa, lasciata dal Milan, brutta palla davvero, brutta palla davvero. Diciamo delle dichiarazioni di Mirabelli del prepartita. Giocheremo questa gara anche per Astori, immaginando che sia a nostro fianco. Mirabelli, direttore sportivo del Milan, responsabile della tecnica, aggiunto. Cerchiamo di guardare al futuro. Abbiamo avvisato il Napoli che vogliamo sentire Reina. Su Gattuso non c'è fretta. Se rimango io, rimane lui. Gattuso sul pullman. Adesso Calabria. Vai Davide, ecco Suso, ecco Jesus, punta Jesus, punta Jesus, punta Jesus, bella palla messa in mezzo, allontana Ospina, messo giù dal suo portiere, il tiro di Çalhanoğlu fuori, anzi chiedo scusa, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Cutrone, Cutrone non riesce a giocarla, scivola, a buon gioco con Koscielny, e allora ripartono i Gunners, attenzione, con Ozil, Ozil per Mkhitaryan, Welbeck, volerci provare, vediamo se calcia o se crossa. È lontano Ciala, vicino a lui c'è Suso, Suso crossa, secondo palo, colpo di testa Arsenal all'angolo, attento che sì, fallo, fallo netto su che sì, commesso da Mkhitaryan, e allora si gioca, no basta però, basta, si arrabbia San Siro, basta, si arrabbia San Siro, si arrabbia San Siro, anche prima Welbeck sembrava che chissà cosa avesse, poi si è rialzato tranquillo, Mkhitaryan voleva soltanto fermare l'azione del Milan. È partita da parte di Welbeck fino a questo momento, ancora loro liberi in area, il tiro, fuori, fuori, traversa e fuori, Mkhitaryan, ancora lui. Mkhitaryan scheggia la traversa e la palla esce. Dietro per Koscielny, quindi Ozil. Ozil scambia con i compagni. Vediamo Koscielny che serve. Centrale, carla questa palla, però Cutro non si dà per vinto, attenzione all'Arsenal, Welbeck, Welbeck, palla per Ozil, ancora dentro Ramsey, c'è il gol del 2-0 dell'Arsenal, gol del 2-0 dell'Arsenal, sono arrivati da soli a Donnarumma, scartato, illuso, sono esperienze che dobbiamo fare, sono umori, atmosfere che dobbiamo respirare. Dobbiamo capire, sapevamo che l'Arsenal appartiene a un calcio europeo, lo temevamo in cuor nostro, ancora distante da quello che è stato il Milan degli ultimi anni. E quindi resta rammarico, perché prendi un gol su autorete, un gol quasi a tempo scaduto. Benissimo Suso, si gira Suso, si gira Suso, prova ad andare Suso, Suso, bella palla, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Bonaventura, tiro deviato. Vedi il loro tiro deviato dentro, il nostro tiro deviato alto, ma certo non è che siamo sotto 2-0 con l'Arsenal solo per una serie di episodi. Lì non riesce a governare al meglio il pallone, gli era rimasto indietro. È qui che manchiamo ancora, è qui che dobbiamo capire questa sera cosa fare per salire di livello. Çalhanoğlu, gliela tolgono quelli dell'Arsenal. Vediamo se c'è angolo,
Sì, c'è angolo, calcio d'angolo a favore del Milan. Basta. Ritarda tutto Kolasinac. Poi per carità, probabilmente ha male davvero e quindi chiediamo scusa per aver detto basta. Però quel basta è legato alle tante tattiche perditempo, ai tanti momenti perditempo da parte dell'Arsenal in questa gara. C'è campo fra le linee dell'Arsenal, Bonaventura, Riccardo Rodriguez, la mette in mezzo, attenzione Suso, Suso alla di rigore, Suso fuori. Suso ha fatto gol molto più difficili di questo. È entrato al posto di Calabria, Borini, spinge Borini, bella dentro perché sì, bella palla, angolo, ci aveva provato che sì, è andato a chiudere con Koscielny. Ecco Suso che mette in mezzo, palla che arriva dalle parti di Jack, il tiro e la palla esce ancora. Tante tante occasioni da parte nostra. Purtroppo sul tiro di Mkhitaryan noi abbiamo fatto due azioni simili a quella di Mkhitaryan dell'1-0. Però tutte e due le volte dopo la deviazione dell'Arsenal la palla è uscita. Buonasera, c'è mancata brillantezza, ma la squadra è stata squadra. Siamo stati squadra. E fallo adesso di Borini su Maitland-Niles. E abbiamo tenuto il campo senza sparire, senza farci intimidire, senza farci intimorire. Poi per carità, chapeau all'Arsenal per la tecnica dei suoi due gol. E potevamo avere un po' più di fortuna noi, però queste partite non mentono. Probabilmente noi non abbiamo ancora la brillantezza, la lucidità in alcune giocate tecniche, squisitamente e specificamente tecniche, per fare gol in questi cimenti, come si diceva una volta, e contro questi avversari. Avanza il Milan, Biglia, palla dentro, André Silva. André Silva, bello per Kalinic, Kalinic, è uscito Ospina, gran bella palla di André Silva per Kalinic, gran bella palla, bravo André. Adesso c'è la rimessa con le mani Milan. Segnala che è necessario un cambio Wilshere, però esce Chambers ed entra al suo posto Elneny. Arsenal che ha inserito Holding, Maitland-Niles ed Elneny. Milan che ha inserito Kalinic, André Silva e Borini. Che negative nel Milan di stasera. C'è mancata qualità, c'è mancata brillantezza nelle giocate, nei tiri. Nessuno dei nostri è riuscito a fare una grande giocata stasera. Era balzato bene su quella palla, su calcio d'angolo, Bonucci sullo 0-1. Aveva nettamente anticipato Ospina, però purtroppo la palla è uscita. Stazione complessiva della squadra, della continuità con cui ha attaccato, del modo in cui è rimasta in campo. Noi siamo contenti. E dal punto di vista tecnico qualitativo l'Arsenal ha dimostrato di essere, nonostante il suo cattivo momento, ancora una squadra che sul piano europeo ci è superiore. Questo è il sentiment della nostra notte, della nostra serata. I tifosi stanno continuando a incoraggiare. Dovrebbero essere 5 i minuti di recupero che dovremmo vedere fra poco alla fine della partita, ma adesso sembra essersi anche un po' esaurita la nostra spinta. Senso della parità della squadra. Nulla di cui fare caroselli per strada, ma nulla di cui nemmeno, non c'è da vergognarsi del Milan di stasera. C'è da essere delusi, c'è da mettere a posto alcune cose, perché comunque potevamo far meglio. Suso batte la punizione, va di testa a sfiorare che sì, poi scatta Borini. Borini fa una bella giocata che voleva servire immediatamente che sì, ma la palla esce. Suso messo giù, ma è fallo netto. L'arbitro Turpin non si smentisce. Fra poco finisce il tempo di recupero, manca ancora un minuto. Palla messa in mezzo da Borini che non riesce a servire che sì. Ha scosso la testa Borini, ma è un po' la nostra serata fatta di questi passaggi. Ha zappato adesso Welbeck.
La nostra serata è fatta di questi passaggi un po' sbagliati. Adesso c'è il controllo da parte del Milan, Biglia, Bonucci, ancora 30 secondi, che si Suso avvicina a sé, Borini punta, Borini mette in mezzo per André Silva che si allunga palla, lo copre Mustafi, Borini ritarda l'impatto con Mustafi, la palla esce, vediamo se dagli ultimi 10 secondi sgorga la grande giocata, ma va, Wilshere va a prendersi il fallo, niente. Noi crediamo che il Milan stasera sia stata la squadra all'altezza della situazione che abbiamo visto nelle ultime gare. L'Arsenal è un'asticella per noi in alcuni momenti tecnici e qualitativi delle partite ancora troppo alta. Non vogliamo che la squadra si sfasci, non vogliamo che vengano date strane interpretazioni alla nostra sconfitta. Queste esperienze contro queste squadre vanno comunque fatte per crescere. E questa sera l'abbiamo fatta, certo. Il calcio è fatto di entusiasmi, di vittorie e non di queste sconfitte, però sono esperienze utili. Il pubblico di San Siro non sta fischiando la squadra. Il pubblico di San Siro non sta fischiando la squadra, la curva sta applaudendo. La curva sta applaudendo i nostri giocatori. Il pubblico di San Siro ha capito partita e senso della partita. Rino Gattuso in campo a consolare i propri giocatori e a salutare i componenti, lo staff arbitrale. Rino Gattuso che ringrazia comunque i propri giocatori, giocatori che sono pronti ad andare sotto la curva anche stasera che si è perso, e questo è un bel gesto perché i tifosi sono stati splendidi e i tifosi vanno comunque ringraziati. Si salutano Bonucci e Koscielny, si salutano Ospina e Biglia, Ospina e Zapata, saluti fra capitani, saluti fra giocatori sudamericani, ed ecco i nostri giocatori che vanno a ringraziare, a salutare i tifosi. E il pubblico risponde con un applauso. Il pubblico risponde con un applauso alla squadra che va sotto la curva. Romagnoli va a dare la sua maglia ai tifosi. È finita 2-0 per l'Arsenal, un po' come era accaduto nel 2007-2008. Tra Milan e Arsenal a San Siro segna sempre una sola squadra. 95 Milan Arsenal 2-0, due gol del Milan. 2008 2-0 per l'Arsenal, due gol Arsenal. 2012 4-0 Milan, quattro gol del Milan. E oggi 2-0 Arsenal, due gol Arsenal. È destino che in queste sfide fra Milan e Arsenal a San Siro segni solo una squadra. È toccato all'Arsenal che ha vinto 2-0 con due belle giocate, con due belle azioni. Noi ne abbiamo fatte tante di azioni, però non siamo mai riusciti a buttarla dentro davvero, a far male davvero.